Buona giornata, bentrovati. Eccoci ad un altro appuntamento dedicato al mondo dello sport. Come di consuetudine, Mirko Villanova in studio per la redazione di www.venetoglobe.com, la nostra e vostra web TV, dove potete trovare tutti i nostri servizi in modalità on demand. Per chi ama invece la televisione vecchia maniera, beh, digitale terrestre, canale 95 per Veneto e Friuli Venezia Giulia, rispondente al canale Caffè TV 24. L'emittente del Nord Italia. Diamo un'occhiata quest'oggi alle nostre squadre, quelle che si sono distinte maggiormente in questo weekend appena trascorso, e cominciamo dal rugby Pro 14 che ha visto il ritorno alla vittoria del Benetton Treviso per 39-30 sui sudafricani dei Kings. Sentiamo l'intervista che abbiamo realizzato a fine gara con Federico Zani. Sì, speravo di giocare perché era tanto tempo che non calcavo più Monigo, quindi sono veramente felice di essere potuto scendere in campo oggi e molto bene per aver portato a casa questi 5 punti che erano fondamentali per la nostra corsa. Che esperienza è stata quella tua? No, un'esperienza bella, sicuramente penso che sia l'obiettivo di ogni giocatore di rugby. E interessante, ho imparato tanto, ho avuto opportunità di giocare contro squadre veramente importanti come Sudafrica, peccato per gli All Blacks, però è stata veramente una bellissima esperienza. Questi sudafricani anche oggi, insomma, hanno provato. Sì, assolutamente, sono una squadra tenace che non molla mai e oggi l'hanno dimostrato e noi dobbiamo prendere quello che di buono c'è stato oggi e continuare a lavorare su quelli che sono i piccoli dettagli che fanno la differenza nelle partite. Qualcuno ha sottolineato che è più una cosa mentale. Sì, assolutamente, penso che non ci sia niente di preoccupante, dobbiamo solo lavorare a livello mentale sul lavoro di 80 minuti e non portare a casa la partita e basta, quindi penso che lo staff sia contento di questi 5 punti e noi altrettanto, e dobbiamo lavorare in settimana per non far sì che succeda sabato contro Edimburgo. Stavo per chiederlo, Edimburgo conosci? Sì, sarà un avversario ostico che sta migliorando anno dopo anno e noi siamo pronti, li aspettiamo e lavoreremo in settimana per migliorare ancora di più questi piccoli dettagli che poi fanno differenza alla fine della partita. Sabato la gara a Monigo inizierà alle 18:15 contro appunto Edimburgo e Leoni, che potrebbero veder rientrare nel roster Faiva, Herbst ed Hayward, mentre Monti Ioane è ancora in forse. Difficile rivedere anche Ferrari, Riccioni e Morisi, mentre Zanon purtroppo per lui rientra in infermeria. Il rugby, lo ricordiamo, in Giappone è giunto alle finali. Venerdì finalina terzo-quarto posto tra All Blacks e Galles, sabato invece finalissima tra Inghilterra e Sudafrica. Passiamo alla pallacanestro adesso con la compagine di Max Menetti, la TVB De Longhi Treviso, che è rimasta ancora scottata e ancora sconfitta in trasferta. Già si parla di male di trasferta. Fatale questa volta è stata a Trento, affrontata con qualche assenza di troppo e forse con un po' di inesperienza per questo primo anno di A1. Sconfitto anche Ponzano in A2 femminile, il derby casalingo contro le Lupe di San Martino di Lupari è stato veramente sanguinoso e il quintetto di Campagnolo ha pagato la pesante assenza di Beba Bagnara, ancora non sostituita dalla croata Dazic, nuovo acquisto che non ha avuto il transfer in tempo utile. Altro derby al Palacicogna contro le Giants di Marghera sabato sera. Chi viaggia a mille invece la Rucker Sanve di Marco Mian. Ieri vi abbiamo proposto l'intervista di fine gara con il tecnico, che con la sua squadra ha vinto in casa anche contro Cremona facendo 6-6. Guadagna la prima posizione in classifica con la Virtus Padova, che affronterà i trevigiani sabato 30 novembre prossimo al Palasystem di Saccon di San Vendemiano. Però torniamo un attimo indietro, sentiamo un'intervista con i protagonisti di sabato sera. C'è il giocatore Gatto. Grandissima partita, bravissimo, un quarto periodo, un overtime veramente spaziale il tuo, eri su tutti i palloni, hai messo la mano su qualsiasi palla vagante, canestri importanti, raccontaci le emozioni di questo overtime. Beh, sicuramente una grande emozione come ogni overtime, e non sono semplici da portare a casa perché comunque hanno fatto un grande canestro loro e ci avevano l'inerzia a favore. Siamo stati bravi a stare là con la testa
e l'abbiamo portata a casa bene. 6-0 in stagione, un inizio un po' difficile, sei mancato le prime partite, come va l'amalgama con il gruppo? Mi pare che sei ben amalgamato, vedo che i compagni ti cercano anche spesso. Sì, sì, no, siamo un gruppo super, ci cerchiamo sempre, proprio una bella squadra, sono veramente contento di questo. Bel gruppo e anche Gatto, insomma, si sta confermando come un buon acquisto sicuramente. Passiamo al volley femminile con l'Imoco Volley Conegliano che continua a vincere per 3-0, un po' una legge almeno in queste prime partite. Lo ha fatto anche contro l'ex Gaspari del Pomì Casalmaggiore e ora attende il prossimo incontro e trasferta a Caserta nell'infrasettimanale del 31 ottobre. Poi ci saranno 3 o 4 appuntamenti che andranno a scadenzare una serie di appuntamenti piuttosto importanti che farà arrivare l'Imoco alla Supercoppa contro l'Igor Gorgonzola Novara. In Serie C femminile, l'altra squadra di Conegliano, che è il Team Spes, ha vinto 3-0 a Trissino contro il Rolmac. Testa a 6 punti per la Spes e prossimo incontro ancora in trasferta ad Arzignano. Passiamo al calcio adesso in attesa del turno infrasettimanale, anche in questo caso in Serie D, che vedrà il Montebelluna impegnato in casa contro il Delta Porto Tolle Rovigo. Beh, ci occupiamo degli altri campionati, del campionato di eccellenza, per esempio il girone B che ha visto a Pieve di Soligo al D'Agostin ancora una sconfitta della compagine di Stefano Della Bella, che comunque non rischia assolutamente la panchina, come confermatomi ieri dal direttore sportivo Titonella e dal direttore sportivo De Martin. Andiamo a sentire, ieri abbiamo sentito proprio Della Bella, oggi andiamo a sentire Roberto Vecchiato, tecnico della Liventina, a fine gara. Siamo andati sotto dopo 10 minuti fatti male, con 2 angoli, con rigore, non siamo entrati bene in campo. Poi piano piano abbiamo mosso la palla senza grande qualità, però sicuramente eravamo più padroni. Abbiamo rischiato anche in un contropiede al primo tempo, abbiamo rimediato 1-1 all'intervallo, poi al secondo tempo volevamo vincere assolutamente, è chiaro che abbiamo avuto anche un pizzico di fortuna sul palo e questo è giusto. Se si pareggiava nessuno diceva niente, perché poi alla fine le partite sono veramente molto equilibrate. Noi abbiamo perso partite a Noale, a San Donà di un gol, non meritavamo di perdere. Qua adesso siamo rifatti un po'. La fascia sinistra bene con Scandilori che ha poi suggellato una bella partita con un gol, fascia destra un pochino assente certe volte. Ma con caratteristiche diverse, Barro è un giocatore prettamente difensivo, Scandilori è un giocatore prettamente offensivo e dunque è una squadra costruita a sinistra, si spinge di più con l'esterno basso, a destra più con Soncin che è una mezzala, per caratteristiche insomma. E poi davanti il centravanti che fa reparto quasi da solo. A Mariano ha fatto una gran partita oggi, ha fatto un gran gol, una gran partita, siamo felici. Poi le partite le vinci se gli attaccanti fanno gol. Alla fine, sì, gira rigira, si va sempre lì e noi siamo felici con questa. È una scoperta del tuo direttore sportivo? Sì, sì, è lui quello che l'ha preso, dunque io sono felice di allenarlo, basta. Dicevo in telecronaca, insomma, 11 punti in classifica, siete a metà classifica, diciamo che quando ci siamo visti all'inizio campionato dove mi avevi detto aspetta perché guardo che squadra ho, adesso insomma l'idea te la sei fatta. Oggi siamo a 14 e siamo felici, siamo quinti, un campionato dove si vince e si perde veramente per un episodio, per un gol, per un palo. Sono tanti punti per noi perché abbiamo 2003 in campo, 2001 che entra, insomma, vogliamo crescere con loro. Le vittorie danno entusiasmo, danno fiducia. Complimenti a Roberto Vecchiato, tecnico esperto di categoria sicuramente maggiore. Per quanto riguarda le altre categorie, scendiamo in promozione, diamo un'occhiata a quello che è successo nel weekend. L'Opitergina pareggia e sale a quota 20 in classifica con il Treviso che vince in casa contro il Ponzano e va al secondo posto con 16 punti, 4 di distacco dall'Opitergina e va insieme al 90. Conegliano che perde in casa al Narciso Soldan per 3-2 contro il sorprendente Cavarzano, mentre Avazzola vittoria esterna del 90 per 2-1 e pareggio invece per il Godega di Bruno Gava in quel di Vedelago 1-1. Per la prima categoria da segnalare invece il buon momento della compagine di Santa Lucia di Piave, Santa Lucia Susegana SLS come si chiama, in prima categoria vi dicevo, la compagine allenata da Moro ha vinto anche domenica contro il San Michele Sassi.
salsa per 2-1 e prova ad andare in fuga nel suo girone. 20 punti per il Santa Lucia Susegana e 19 per la Cisonese. Barbisano Eclisse a 16 punti. Domenica si è corsa l'edizione 2019 della Venice Marathon, che ha visto la vittoria a sorpresa, se vogliamo, del giovanissimo Ambesa con il tempo di 2:10:49. Tra le donne la spunta Corir. Vediamo e sentiamo il nostro servizio direttamente dalla Venice Marathon. Allora ce l'abbiamo fatta. Ce l'abbiamo fatta, dura, il ponte è una cosa pazzesca, però dopo la fine siamo stati in buona compagnia. L'importante è arrivare, non bisogna mai arrendersi. E poi vivere questi momenti in mezzo ai runner è stata un'esperienza bellissima. Sì, piuttosto che ai runner che hanno una loro vita a sé, tutte le altre persone normali come vivono questa Venice Marathon. È una cosa pazzesca sentire tanti discorsi, tanti dialetti, tante inflessioni, tanti ragionamenti, è bellissimo. Paolo, senti dalle prima di continuare a giocare. Rossia, entra Rossia, la vai Rossia! No, ancora più bella di quanto me l'aspettassi, che avevamo fatto l'acqua, un goccino di acqua a San Marco, ho fatto ancora più coreografia, però io sono soddisfatta perché sono partita con l'idea di arrivare nonostante il mio infortunio e sono arrivata. Una giornata coloratissima, bellissima. Una giornata fantastica, credo che corse così al mondo non ce ne siano come la nostra città. Grazie. Grazie a lei. Allora, sei una giornata molto calda, ma la tua prestazione è stata ottima. Esatto, io ho provato fino in fondo, ho cercato di arrivare più fresco possibile, sfruttando, ho calato un po' il ritmo per sfruttare un po' l'impegno muscolare. E il mio impegno finale era quello di chiudere almeno sotto 2:28, perché una giornata cala, non so se poteva andare sotto 2:22, quindi ci proverò un'altra volta, però è stata una bella giornata. Come si vive il momento proprio della corsa durante il caldo che c'era oggi? Purtroppo non abbiamo previsione, il caldo poi all'improvviso ti arriva il momento in cui cominci a soffrire e quindi lì l'atleta deve trovare un'alternativa, deve trovare solo una resistenza dell'atleta, a volte anche a livello mentale, perché quando cominci a pensare che fa caldo non riesco a finire, magari cedi mentalmente. Quindi deve avere la testa più forte e sopportare, e poi magari se il caldo aumenta bisogna diminuire il ritmo in modo che pensare di arrivare fino al fondo per non rischiare troppo. Questo è la Venice Marathon, grande successo di pubblico, di presenze e di risultati. Abbiamo concluso anche per oggi, noi ci risentiamo domani sempre qui su venetoglobe.com.